primo bilancio del suo intenso viaggio in America Latina, Papa Francesco lo fa quando ha da poco lasciato l'aeroporto di Asunción, in Paraguay, sul volo che lo sta riportando a Roma. Risponde alle domande dei giornalisti per un'ora e alla fine parla così del suo nono viaggio apostolico. La Chiesa latinoamericana ha una grande ricchezza. È una Chiesa giovane, e questo è importante. Una Chiesa giovane con certa freschezza, anche con alcune informalità, no? Non tanto formale, no? Anche ha una teologia ricca di ricerca. Io ho voluto dare animo a questa Chiesa giovane, e credo che questa Chiesa può darci tanto a noi. È un popolo, e anche la Chiesa è così, no? Che è una lezione per noi, no? Per l'Europa, dove il calo delle nascite spaventa un po', no? E anche le politiche per aiutare le famiglie numerose sono poche. Credo che noi dobbiamo imparare di questo e correggere, perché dal contrario, se non vengono i figli, è quello che a me mi tocca tanto, dello scarto, no? Si scartano i bambini, si scartano gli anziani, perché tutti sappiamo che gli anziani, e con la mancanza di lavoro si scartano i giovani, no? E questi popoli nuovi, i giovani, ci danno più forza in questo. Dal viaggio appena concluso a quello che lo aspetta a settembre, Papa Francesco parla del suo ritorno in America, a Cuba e negli Stati Uniti, protagonisti di un nuovo dialogo, favorito anche dalla Santa Sede. Solo è andato, non è stato in mediazione, ma è stato la buona volontà dei due paesi. Il merito è loro, è il merito di loro che hanno fatto questo. Noi non abbiamo fatto quasi nulla, soltanto piccole cose. E a dicembre, a metà dicembre, è stato annunziato. E questa è la storia, davvero, non c'è di più. A me preoccupa in questo momento che non si ferma il processo di pace in Colombia. Quello devo dirlo. Io mi auguro che questo processo vada avanti. In questo senso noi siamo sempre disposti a aiutare, ma tanti modi di aiuto. I giornalisti ricordano il lungo e ricco intervento all'incontro dei movimenti popolari in Bolivia. Papa Francesco spiega così la sua attenzione a questa realtà sociale. Il mondo dei movimenti popolari è una realtà. È una realtà molto, molto grossa in tutto il mondo. Io che ho fatto? Cosa ho fatto? È dare a loro la dottrina sociale della Chiesa. Lo stesso che faccio col mondo delle imprese. Sono io che seguo la Chiesa qui, perché semplicemente predico la dottrina sociale della Chiesa a questo movimento. Non è una mano tesa con un nemico, non è un fatto politico, no. È un fatto catechetico. Voglio lasciarlo chiaro questo.